Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, progetto Cuore. L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è un ente pubblico a tutela dei terzi con il compito principale di vigilare il comportamento dei propri iscritti, i commercialisti. La sostenibilità per noi è il futuro. Non può esserci business senza un'impresa sostenibile e il compito principale del nostro ordine è proprio creare cultura in tema di sostenibilità. Il progetto nasce con l'intento di far comprendere le diverse specializzazioni della nostra categoria, dei professionisti di oggi e soprattutto fare cultura sui temi della sostenibilità. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole che racchiudono in sé quello che è l'imprenditore del futuro, la nuova generazione, il futuro della nostra professione anche, per presentare un commercialista nuovo, un commercialista diverso, che si tolga la giacca del classico fiscalista e dia della professione una nuova immagine. Il progetto si articola principalmente in tre fasi. Abbiamo la prima fase, dove i dottori commercialisti fanno formazione professionale specifica al corpo docente degli istituti scolastici della scuola superiore di secondo grado. Una seconda fase, dove abbiamo il coinvolgimento diretto degli studenti nella predisposizione del report di sostenibilità del proprio istituto scolastico. Abbiamo una terza fase dove vediamo il coinvolgimento diretto anche dell'università, quindi gli studenti del corso CLAMEP che esaminano quelli che sono gli elaborati fatti dalle scuole di secondo grado e poi infine avremo la premiazione del report più rappresentativo della propria realtà. Cuore, capitale umano, organizzazione e rendicontazione è veramente un progetto fatto col cuore, perché è stato amato da noi, è stato amato da tutti i professori, è stato amato anche dagli studenti che malgrado le grandi difficoltà che le scuole stanno gestendo con la didattica a distanza, si sono comunque resi disponibili ad aiutarci a terminarlo e stanno oggi redigendo il bilancio sociale del proprio istituto scolastico. Innovare responsabilmente significa, come direbbe Gandhi, essere parte del cambiamento che si vuole vedere nel mondo.